fotografa. Molto interessante questo video in cui dai, ci insegni come si mette la roba dentro, bro. Come guardare chi mette la roba dentro. Oh, dissing! Ma perché non vuoi guidare? In molti l'hanno chiesto, ma c'è la patente. Siete tanti video che guido. È perché mi hanno detto, oh, ma vai a prendere ancora tuo fratello, ma non c'ha la patente. Io ho detto, tutto uno che non guarda i video. Oh, altro dissing. Andiamo dove oggi? Che cazzo ne sa, mica deve guidare lui. Dove andiamo? Islanda. E allora andiamo a Piove di Sacco, in provincia di Padova, per la seconda trasferta del Rovigo. Arrivati a Padova e oggi c'è un nuovo acquisto, forse. Chissà se lo rivedremo in campo. Io ce l'ho anche la scorsa partita. Poi vabbè, sono appena tornato dall'infortunio, quindi sicuramente è un posto da giocare, da lottarmi. Quindi c'è da andare più calmo. Un posto da lottarmi? Da lottarmi. Come ci si sente a giocare col proprio fratellino a futsal? La domanda è anche essere per fratellino. Ma te l'ha detto cos'è che ha rischiato di perdere la vita lui l'altro giorno? No? Come mai? Non riesce più a respirare in campo, ha preso una botta... A futsal? A futsal. Da Sherwood. Da Sherwood, colpa di Sherwood. Allora, andiamo a scoprire assieme il palazzetto in cui andrà in scena questa quarta giornata del campionato di Serie D di futsal. Intanto la fotografa sta salendo. Fotografa! Saluta i tuoi fan! Credo ci stia facendo un dito medio, meglio censurarlo. Questo verde speranza, il colore che serve a questo Rovigo dopo l'ultimo pareggio interno. Veramente molto bello, struttura interessante. E allora eccoci nel pre-partita all'interno del Palasport Medwork Arzergrande. Abbiamo due giocatori quest'oggi, un portiere che chissà se riuscirà a fare il suo esordio con la maglia del Rovigo e un attaccante che si deve riscattare dopo le reti bianche, almeno per lui, nell'ultima sfida. Che partita vi aspettate e secondo voi oggi il Rovigo può dare delle risposte al suo campionato? Ma noi di base ci aspettiamo di vincerle tutte, infatti dobbiamo per forza rialzarci e oggi sono fondamentali i tre punti. Sì, secondo me comunque un pareggio può farci anche bene per quello che sarà il nostro percorso durante il campionato. Potrebbe essere soltanto una battuta d'arresto, lo speriamo. E secondo me anche nella seconda partita che abbiamo fatto non siamo andati benissimo. Però secondo me adesso da questa giornata in poi magari le cose cambieranno e potremo fare bene. Sì, vabbè, ma non ce l'hai detto, giochi o non giochi titolare oggi? Una cosa che ha detto Francesco non appena è sbarcato in quel di Rovigo: io sono il portiere più forte, pretendo di giocare. Dichiarazioni forti. Sì, è una dichiarazione veramente farlocca. Non lo direi mai, anche se lo pensassi, però non lo penso. No. Attenzione. Come detto, sono in ripresa da un infortunio e comunque Pise ha molta più esperienza di me in questo mondo, quindi secondo me rimarrà ancora lui titolare oggi e mi aspetto di non giocare, ma se dovessi giocare sarò pronto. Che partita ti aspetti oggi, Fabio? Sappiamo, il Medwork Arzergrande è riuscita a ottenere tre punti nelle prime tre giornate, però è una squadra comunque ostica che è sempre stata di lì, si è giocata tutte le partite, ma si sa, non è mai facile provare a portare a casa i tre punti. Avete anche svolto qualche allenamento diverso in settimana per provare a sdoganare, insomma, la maledizione dei primi minuti in cui fate veramente tanta fatica generalmente? Ah, penso che alla fine sia una costante di tutte le partite il fatto che siano difficili da sbloccare. Dobbiamo stare concentrati, come hai detto anche la scorsa volta, l'importante è non prendere gol. Dobbiamo cercare di giocare un po' più di squadra, meno individualismi, portarlo a casa, che è la cosa importante. A chi ti riferisci quando dici che dobbiamo essere meno individualisti? Ma a tutti, anche verso me stesso. Secondo me dobbiamo giocare un po' più di squadra e pensare alla vittoria invece che magari a bottino personale, come ho fatto forse anche io. E anche chi oltre che te? Vogliamo i nomi. I nomi non li avrai. Tutti, generalizziamo. Io oggi voglio l'esordio di Fre e voglio il gol. Io ti ripeto, non penso di giocare comunque oggi. Ma com'è che hai detto in macchina prima? Se non mi fa giocare me ne vado. Non l'ho detto assolutamente, non lo direi. Si parte da Rovigo per ambizioni molto più alte. Stiamo facendo il road to nazionale, iniziando dalla Serie D, l'anno prossimo in C2 e saliremo ogni anno. Quanti anni saremo in nazionale, Fre? Fai 10. Massimo 10 anni. Oggi serve sicuramente una reazione da parte dei ragazzi di Mister Gonzato, che dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Sado Tech Sant'Anna sono chiamati a dare risposte in quel di Padova. Dall'altra parte invece un Medwork che esce con le ossa rotte dal match contro lo Yes Work Valley per 10-2, ha perso e oggi sicuramente dovrà provare a dare un segnale al campionato. Tre punti nelle prime tre giornate, non un grandissimo obiettivo, però si sa, il campionato è lunghissimo e ci sono tutte le carte regole per potersi rifare. Attenzione a Fausto Bettini, il capocannoniere dei padroni di casa, con 4 reti. Dall'altra parte invece troviamo Fabio con 5 reti. 5-4 lo scontro in questo senso. Adesso andiamo a seguire il riscaldamento e vedremo quale sarà l'esito di questa sfida. Andiamo a vedere. Comunque di là va bene anche abbassato, cioè teniamolo abbassato, se no saltiamo troppo. Ok. Dunque eccoci nuovamente assieme per seguire quello che sarà questo quarto appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, match che andrà in scena al teatro di Piove di Sacco. Benvenuti a Medwork Arzergrande, Rovigo, gli ospiti per riscattarsi dopo il 2-2 che sarà tanto da 2 punti persi piuttosto che uno guadagnato, mentre i padroni di casa quest'oggi, il Medwork Arzergrande, vorrà fare sicuramente meglio rispetto al 10-2 incassato in trasferta contro lo Yes Work Valley. Intanto vediamo la classifica: Rovigo a meno 2 dal primo posto, il campionato è appena iniziato, questo è certo, però sicuramente bisogna fare qualcosa di più rispetto all'ultimo match. Intanto leggiamo le formazioni, partiamo dal
Crystal Medwork che schiera Tietto in porta, difeso da Nalin, laterale destro Nicolao, a sinistra Limadi e come pivot Zecchin. Dalla parte opposta per il loro Vigo invece troviamo Pasello in porta, difeso da Guaraldo, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Fabio con 2B e come pivot Garofalo. È tutto pronto, si aspetta solamente il fischio del direttore di gara mentre arriva il 5 di Pasello, il classico a incoraggiare tutti, e si parte con Garofalo che scarica la sfera all'indietro per Guaraldo. Eros, fallo laterale direzione Fabio che si guarda attorno, poi decide di tornare sempre dal 3 che va per le tracce esterne di Mauro. Eros, Fabio, verticale interessante per Garofalo che va sempre da Guaraldo. Il fallo di Alimadi, il direttore lì a due passi sancisce l'irregolarità dell'intervento da parte del numero 7. Pronto Fabio Di Mauro su punizione, Tietto si fa trovare subito pronto. Nalin cerca il dribbling in una zona pericolosissima del campo, per poco non gliela porta via il 2002 con la 9. Nicolao dentro per Nalin, altissima. Pasello, primo brivido sulla schiena. Alimadi, Zecchin cerca di allargare il gioco, dove però arriva prima di tutti Fabio che innesca nuovamente Garofalo. Poi Zecchin rinviene e spazza via. Guaraldo in conduzione va a pescare Fabio Di Mauro che sfida Alimadi, un cliente scomodissimo, lo sa il 9 che preferisce allargare il gioco. Direzione Fabio con 2B che torna da quello con una, e arriva la rete di Fabio Di Mauro che porta avanti i suoi. Non aveva trovato il gol nell'ultima sfida contro il Zaldotec, lo trova dopo non appena 7 minuti di gioco. Arriva il sesto centro in stagione per il 2002 del Rovigo. Rivediamo quello che è successo dal replay. Fabio da una palla bellissima di Mauro che riesce a trafiggere prima Nalin sotto le gambe e poi il portiere che va a disputato una buona partita fino ad ora. Sicuramente un colpo che fa male psicologicamente parlando per il Medwork, ma c'è tutta una partita da giocare. Cerca di riscattarsi subito Zecchin che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Alimadi! Arriva la botta da fuori area, un gol assurdo da parte di Alimadi su assist di Nalin. Non si fa attendere la reazione dell'Arzer Grande che dopo non appena un minuto di gioco ristabilisce le gerarchie. Ma adesso andiamo a rivedere dal replay il sinistro meraviglioso di Alimadi che si insacca sotto l'incrocio, bacia anche la traversa. Pasello non può nulla, forse anche Fabio con 2B ostruisce leggermente la visuale da parte del numero 1 dell'Orovigo. In ogni caso si riparte, partita bellissima, 2 gol nei primi 8 minuti. Tanto Alimadi galvanizzato riconquista un altro pallone, ma lo riconquista anche Fabio che fa fuori prima il 7 e poi il 2. Poi arriva il fallo di Nicolao, può respirare l'Orovigo. Fabio va da Di Mauro che sfida Nicolao, poi sfida anche Zecchin. Fabio Di Mauro impazzito, slalomeggia in mezzo al traffico ma non trova lo specchio della porta e neanche il suo settimo centro in questa stagione. Riparte Fabio che conquista il pallone. Fabio! Il suo sinistro viene neutralizzato da Tietto che adesso butta l'occhio in avanti e cerca di andare a servire Alimadi, anticipato da Fabio che per poco non anticipa anche Pasello. Ora l'11 ha qualcosa da ridire al numero 1, dice stai in porta onde evitare spiacevoli inconvenienti. Vedesi Mediatek Luparense per info. Farinazzo sull'assist di Alimadi, per poco il numero 10 non riesce a portare avanti i suoi, ma siamo da un 10 all'altro con Garofalo che duella con Alimadi, non lo fa fuori, anzi il 7 si riprende il possesso per il Medwork. Ora gigioneggia un po' troppo col pallone Tietto, attenzione, va da Ceccon, la palla resta viva, riconquista Fabio che va da Garofalo. Tietto che rinviene all'errore precedente, poi toglie le castagne dal fuoco definitivamente Farinazzo. Di Mauro servito da Guaraldo, il 9 cerca una soluzione, la trova in Garofalo che prova a girarsi, attenzione anche al contatto tra Farinazzo e Fabio. Garofalo va al destro, neutralizzato ancora una volta da Tietto, ma rivediamo quello che è accaduto in precedenza col 9 che va dal 10, mentre il 10 dell'altra squadra del Medwork Arzer Grande commette un'irregolarità di gioco sicuramente da non includere nessun galateo sportivo del futsal. L'arbitro non vede, se la cava così. Siamo già con Guaraldo che però prova a insistere. Fabio cerca una soluzione, torna da Guaraldo e Bettini riesce a recuperare la sfera in una zona sensibile di campo e prova a innescare Alimadi, anticipato da Pasello che comunque non tocca l'avversario. Non è dello stesso parere Bettini che protesta più del dovuto col direttore di gara e si prende il cartellino giallo per la sua squadra. Guaraldo riceve da Fabio, poi il 3 suola e va a sinistra dove trova il neoentrato Davide Penso che fa fuori Caffeo. Penso fino in fondo, Tietto disinnesca così il tentativo del 6. Fabio va da Di Mauro, le finte su Alimadi, prova a cavarsela sulla pressione del giocatore avversario. Fabio ce la fa anche con la collaborazione di Fabio con 2B, da questi a Guaraldo. Il 3 deve tornare dall'11 che di prima va dal 9 che ora è imbottigliato in mezzo al traffico, deve inventare il fantasista del Rovigo che poi va da Fabio che non riesce ad andare sul secondo palo dove c'era ben appostato Davide Penso. Esce ora il giocatore con la 9 ed entra alloato, rifiato ora Fabio Di Mauro. Ceccon, Radu, verticale direzione Farinazzo che cerca di lavorare questo pallone. Morello se lo va a riprendere anche con l'aiuto di Loato, poi verticalizza bene per Penso che ha tempo e spazio davanti a sé, cerca una soluzione, la dotta in Loato che poi va da Morello. Il suo destro viene disinnescato da Tietto, intanto era stata segnalata un'infrazione di gioco e danni di Penso. Loato
Larga il gioco per Sherwood, lascia scorrere Penzo, Sherwood fino in fondo, si sposta la palla sul sinistro, Sherwood esterno della rete per il numero 7 che deve ancora trovare la rete in questo campionato. Una dannazione per Eman Sherwood che cercherà sicuramente il gol quest'oggi. Penzo fino in fondo, fa fuori Radu Penzo, un altro esterno della rete, questa volta per il numero 6 del Rovigo. Morello anticipa bene Farinazzo, poi fa ripartire sempre Penzo, la ruletta elegante, poi Sherwood ripulisce direzione Loato. Ora ci vuole calma, lo sa il numero 4 del Rovigo che amministra sempre con l'aiuto di Sherwood, che cerca ora uno spazio, lo trova in Penzo che non inquadra lo specchio della porta, avrebbe rivoluto il pallone qui a Eman Sherwood, lo avrebbe rivoluto anche Loato che però non è stato accontentato. Penzo perde un pallone, attenzione alla ripartenza da parte di Gaffeo. Pasello sempre attento, riesce a leggere anticipatamente la situazione. Nalin va da Bettini che cerca il dialogo con Zecchin, si chiude con l'aiuto di Morello, attenzione ancora all'11! Il destro si infrange sulla parte esterna del palo. Rivediamo quello che è accaduto dal replay. Bettini è un passo dal suo quinto centro in stagione. Solo palo in questo caso, Morello aveva anticipato sì l'avversario ma non nel migliore dei modi. Nali dentro per Bettini che cercava nuovamente la rete, non è arrivata, cerca ora Morello di riscattarsi, il suo destro viene respinto proprio dal numero 16 del Medwork. Ezequiel Morello vorrebbe la sovrapposizione di Sherwood, lo accontenta il 7 che la mette al centro, Alimadi anticipa Loman e poi Tietto riconquista la sfera e fa ripartire i suoi. Nalin, la verticale direzione Zecchin, lo anticipo di Loato, poi Loman durissimo ai danni di Alimadi, arriva anche il primo cartellino giallo ai danni del Rovigo, lo conquista il numero 20. Seguiamo il calcio di punizione con Alimadi che va da Bettini, il suo destro centrale, Pasello è già lì che l'aspetta. Morello, Sherwood sfida in uno contro uno Nalin, ancora Sherwood, la palla rimpallata e ancora viva Sherwood. Tietto vuole il gol a tutti i costi. Eman Sherwood rientra ora Fabio Di Mauro al posto di Loato, solito cambio. Fallo laterale con Sherwood che gioca al centro per Garofalo e arriva la rete, ma attenzione, il direttore di gara dice che non è valido, il tocco del numero 10 è all'interno della porta e così è giusto annullare il gol all'Orvigo in questo caso. Sherwood aveva messo una buona palla, peccato che fosse troppo interna. Eman Sherwood, il destro pericolosissimo da parte del numero 7 che sta suonando la carica per i suoi. Bellissima l'esecuzione, come possiamo riapprezzare anche dal replay. Altrettanto bella la risposta da parte di Tietto, che sta giocando davvero una partita super, come tutti i portieri ci hanno abituato praticamente quando giocano contro il loro Vigo. Sherwood da calcio d'angolo, il destro, la palla è buona, Garofalo e poi Morello non riescono a buttarla dentro i giocatori del Rovigo. Sherwood dentro Morello e ancora una volta Tietto dice di qui non si passa. Il 14 va da Fabio Di Mauro che tocca uno dei suoi nuovi palloni dopo l'essere rientrato in campo. Morello fallisce il controllo, attenzione al 2 contro 1, può ripartire. Ora il 13 che va da Bettini che torna sempre da Nicolau. In girata, non inquadra lo specchio della porta. Attenzione a Nicolau, il lancio lunghissimo, direzione Bettini che la mette giù, carica il destro. Fabio sulla linea di porta e poi il direttore di gara dice che non c'è più tempo. Si conclude così la prima frazione di gioco. Medwork Arzergrande 1, Rovigo 1. Non si sta dimostrando ancora l'altezza delle aspettative il Rovigo, ma c'è tutto un secondo tempo per potersi rifare. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio dice Medwork Arzergrande 2, Rovigo 2. Gli ospiti si sono portati avanti con Fabio grazie al suo sesto centro in questo campionato. Dopodiché il Medwork ci ha creduto, non ha mai mollato e ha trovato l'eurorete. Un gol veramente bellissimo a livello balistico. Ed ora è un 1-1 da cui il Rovigo sembra non riuscire più ad uscire. C'è tutto un secondo tempo per potersi rifare e c'è tutta una partita da giocare ancora. Sappiamo che Fabio e compagni possono portare a casa i tre punti e che sarebbero importantissimi per questa classifica. Non si può sbagliare di nuovo e allora adesso immergiamoci in questi secondi 30 minuti di gioco e vediamo quale sarà l'epilogo conclusivo della sfida. Andiamo a vedere. Ed in seguito all'1-1 maturato nella prima frazione di gioco, eccoci nuovamente assieme per seguire quello che sarà l'epilogo di questi secondi 30 minuti di gioco. Sia il Rovigo che il Medwork hanno un obiettivo in comune, ovvero quello di scacciare la brutta prestazione nell'ultimo turno. Un 10-2 esterno importante per il Medwork, mentre il Rovigo un 2-2 che lascia l'amaro in bocca. Ma seguiamo Cecconi, il suo destro rimpallato, la palla è viva Radu. Pasello subito a arpionare la sfera. Guaraldo, Di Mauro, le finte di corpo su Bettini, Fabio Di Mauro, il suo sinistro disinnescato poi da Radu. Guaraldo va proprio da Fabio Di Mauro che sfida il 5, lo fa fuori secco, ancora Fabio Di Mauro mette la palla al centro, c'è Cecconi il capitano ad anticipare Garofalo. Riparte Pasello e va da Fabio Di Mauro che ora ha spazio e tempo ma decide di ripartire sempre con l'ausilio dell'ultimo Guaraldo, che torna dal 9 che fa scorrere per Garofalo che carica il destro, Tietto e poi Bettini addosso a Garofalo, attenzione riparte l'11, fa fuori anche secco Sherwood, è un 3 contro 0, attenzione Nicolau contro Pasello, glorioso Pasello, ma non è finita, attenzione ancora a Bettini, Sherwood lo infastidisce, la palla diventa buona per Cecon.
Ancora una volta Pasello allunga la manona e sventa il pericolo, si rifugia in calcio d'angolo. Di Mauro torna dal 3, che va sempre dal 9. Ancora Guaraldo cerca una soluzione, non ci sono le linee di passaggio, bisogna pazientare. Lo sa Garofalo, che torna dal nuovo ultimo Fabio Di Mauro, che larga il gioco a destra dove trova Sherrud, il bolide. Ancora il 12 a dirgli di no. Guaraldo, Sherrud cerca lo spazio per il destro, ora sta tirando da ogni posizione Man Sherrud. Pise va dal suo uomo di fiducia Fabio Di Mauro e controllo poi con la sua la Sfidazzolini, uno contro uno, si sposta la palla sul destro, sguscia via Fabio Di Mauro e arriva la rete, la doppietta personale da parte del 2002 del Rovigo, che riporta avanti i suoi di una rete con il suo settimo sigillo stagionale, una giocata da urlo, l'esultanza di tutto il Rovigo, perché è un gol che può valere veramente tanto. Rivediamo dal replay come Sfidazzolini in uno contro uno si sposta la palla sul destro, sanno della sua pericolosità con il mancino, l'hanno indotto nel piede debole che poi tanto debole non è, a dimostrazione il suo settimo centro in questo campionato, la disperazione di tutto il Medwork, ma c'è tutta una partita da giocare, non c'è da incorrere negli errori visti anche nel primo tempo. Seguiamo Garofalo che va da Fabio, che torna dal 10, il destro rimpallato da Ceccon, volevano replicare Juvenili a Padova, Fabio Garofalo, ma attenzione a Farinazzo che si riprende la sfera, fa fuori Morello, gioca dentro per Ceccon, traversa e adesso partita spettacolare, attacchi da una parte e dall'altra, ma il punteggio dice ancora 2-1, un risultato da salvaguardare per il Rovigo. Alimadi ripensa alla soluzione balistica nel primo tempo, la prova, Pise è ben appostato, neutralizza così il tentativo del giocatore del Medwork, in questo caso rasoterra a differenza del primo tentativo. Fabio va da Sherrud che vuole il pallone, poi verticalizza per Garofalo che si allaccia con Azzolina, rende ugualmente il favore a Iman Sherrud e arriva ora il gol di Iman Sherrud, cercato da ben 3 partite e mezzo, arriva solo ora e scaccia una maledizione che durava da tantissimo tempo, un gol che fa respirare tutto il Rovigo perché indirizza una partita su piani ben specifici, quelli che sembravano inevitabili almeno all'inizio di questo incontro, ma vediamo quello che è accaduto dal replay col 7 che gioca un gran pallone per il 10, lavorato alla perfezione su Azzolina e poi col piede sinistro in pallonetto beffatietto e porta avanti i suoi di 2 reti. Ora il punteggio dice 3-1, è ancora lunga però, è un gol che fa benissimo al Rovigo quando mancano 18 minuti di gioco al termine di questa sfida. Seguiamo Sherrud, Fabio riconquista la sfera sempre in collaborazione con il 7, può partire, può sfuggire, allarga il gioco per Penso che va col destro, ma il suo tentativo di punta non riesce a impensierire Tietto. Sherrud, Morello, Penso difende il pallone dall'aggressione avversaria, ancora Morello cerca Fabio che ora prova a restituire il favore a Morello, ma ancora una volta Tietto non si fa cogliere impreparato. Penso il tocco corto a propizzare la sola di Morello, il conseguente calcio di punta, ma Tietto gli dice di no, non è in vena di fare regali quest'oggi il numero 12 in quel di Padova, i gol bisogna sudarseli. Bettini, Nalin allarga il gioco a destra dove trova il solito Alimadi che prova a escogitare qualcosa, non riesce, capisce tutto Penso, poi tanta confusione, prova a mettere ordine, ora Fabio con 2B che va da Morello, il calcio con la punta contrastato ancora da Alimadi, tanta confusione, attenzione, arriva Fabio Di Mauro col sinistro e ancora una paratona di Tietto, bravissimo a chiudere le gambe coi tempi giusti, ma seguiamo Di Mauro che va da Fabio con 2B, da questi a Penso, la palla è buona e arriva anche il gol di Fabio Denny, il primo in questa stagione a ipotecare la partita. L'abbraccio con tutto il gruppo, ma non mancano le polemiche da parte di tutto il Medwork Arzergrande per un tocco ai danni di Nalin da parte di Penso, tocco comunque regolare per il direttore di gara che ha convalidato la rete del 4-1, ma non si placano le proteste. Intanto rivediamo quello che è successo dal replay, bravissimo andare sotto a Penso in seguito al passaggio e poi è un gol da futsal quello di Danny Fabio. Ed ora attenzione, cartellino rosso per Farinazzo, il numero 10 del Medwork Arzergrande, che era stato precedentemente ammonito, ma non è bastato il cartellino giallo a contenere le sue polemiche, dunque il direttore di gara ha deciso per l'espulsione. Intanto Bettini il dribbling su Fabio, Pise, poi Loman recupera la sfera, innesca il contropiede, Fabio Di Mauro vis-à-vis con Tietto, il tiro con la punta dello scarpino sinistro non reca danni, almeno in questo caso la difesa del Medwork. Loato, Fabio con 2B, bello il dribbling sul numero 16 e poi il bolide e ancora una volta il 12 ci mette una pezza, esce Fabio Di Mauro, entra Nicola Chinaglia, il capitano, a dare manforte ai suoi in questi ultimi minuti. Nicolau su calcio di punizione, poi attenzione, Loato allontana una sfera che stava per insidiare la porta difesa da Pise. Alimadi cerca una soluzione in verticale, la trova in Zekin, la sponda di prima a propiziare Nicolau che sfida in uno contro uno Fabio con 2B, cerca la soluzione, va a replicare il numero visto prima proprio dal numero 11 del Rovigo e ora si porta a casa il cartellino giallo anche Danny Fabio, che non protesta, ci sta alla munizione. Nicolau e Alimadi sul punto di battuta, va il 7, Pise con la punta delle dita sventa la minaccia e si rifugia in calcio d'angolo.
Tietto, vada Gaffeo che prova ad avanzare, sempre il 3, Loman riconquista una sfera sanguinolenta per il Medwork, è un 3 contro 1, allarga il gioco per Chinaglia! E arriva anche la rete del capitano, dopo le prime 3 viste contro la media Teclu Parenza arriva un'altra rete, sempre in trasferta, la quarta per il suo campionato, per la sua stagione, un gol che chiude forse definitivamente la partita quando mancano 4 minuti e 20 secondi al termine del match, andiamo a rivedere però l'ottimo contropiede condotto da Loman, che coi tempi giusti va a servire Nicola Chinaglia che trafigge sul primo palo un sempre perfetto, mi verrebbe da dire, Tietto, che ha contenuto i danni il più possibile, poi dopo contro l'incontenibile non ha potuto niente neppure più lui. Intanto è entrato ora Francesco Di Mauro al posto di Pasello, vediamo come si comporterà in questi ultimi spiccioli di partita, seguiamo Nicolao che va da Ceccon, da questa Gaffeo la verticale buona, direzione Nicolao che torna da Ceccon, il suo destro è ampiamente alato, Tietto va a sinistra dove trova un libero Bettini, buono il controllo, adesso tempo e spazio davanti a sé, bello il dribbling e danni di Loato, la palla non esce ancora viva, Bettini! Che gol ha fatto il numero 11 del Medwork, Arzergrande, che ora forse non riapre la partita ma rende il passivo un po' meno pesante, quinto centro in questa stagione per lui, ma il suo gol è veramente tanta roba, riapprezziamo anche qui dal replay quello che è successo, il suo sinistro a insaccarsi dopo aver baciato il palo, un Fre forse qui colpevole di essere entrato male in partita da troppo poco tempo, non ottimale la copertura della sua porta, ma seguiamo Ceccon che va al centro, Francesco, prima di Loato, prima di Bettini e soprattutto prima di Gaffeo, Chinaglia la butta in mezzo, Tietto anticipa il 10 e poi Garofalo commette l'infrazione di gioco proprio sul 12, aveva anche calciato Sherwood ma fuori dallo specchio della porta, Bettini, Ceccon, il tiro di punta, Francesco in questo caso si fa trovare presente, Chinaglia dentro per Loato che fa sportellate con Gaffeo, poi sola dentro per Chinaglia, Garofalo ad un soffio dalla sua rete personale, finisce così l'incontro, 5-2 per il loro Vigo, e game over al Palasport di Sant'Angelo di Piove di Sacco, la portano a casa i ragazzi di Mister Mauro Gonzato, adesso andiamo a vedere l'esultanza di tutto il gruppo, una vittoria che porta ossigeno allo stato puro per il loro Vigo. Allora eccoci nel post partita di Medwork Arzergrande Rovigo, la quarta giornata del campionato di Serie D di Futsal che ha visto in scena le due squadre, si è conclusa col punteggio di 5-2 per gli ospiti, una partita difficile ma un po' come tutte quelle che abbiamo visto in precedenza, sicuramente la cosa più difficile forse è portarsi avanti, riuscire a creare quel margine per cui poi dopo le squadre avversarie perdono di fiducia e poi dopo su quell'aspetto ci si può creare quel vantaggio importante per chiudere il match come è successo oggi, Fabio molto bene nel primo gol ma soprattutto nel secondo, la rete del 2-1 è stata proprio quella che ha tagliato le gambe agli avversari, poi è arrivato Sherwood che si è sbloccato dopo 4 giornate ed è riuscito a mettere il suo tap-in sull'incontro che poi dopo sembrava essere a senso unico per gli avversari, comunque qualche traversa non ci hanno mai creduto abbastanza a seguito delle reti successive del Rovigo e poi dopo il match è andato inevitabilmente nelle tasche dei ragazzi di Mister Mauro Gonzato, 3 punti importanti che muovono la classifica e innescano il Rovigo comunque nelle parti alte, non bisogna mollare, andiamo a sentire il protagonista assoluto di questo match, Fabio Di Mauro e poi dopo anche Francesco che oggi ha fatto il suo esordio, molto buono comunque il suo approccio alla partita, seppur ha preso una rete praticamente subito, adesso andremo a sentire anche lui e poi dopo andiamo in chiusura. E allora eccoci nel post partita anche con i due giocatori del Rovigo, Olli e Benji, l'attaccante e il portiere, il Benji che ha preso gol dopo 20 secondi, il Benji tarocco su Wish, un gol preso subito a far capire quali devono essere le gerarchie e quali soprattutto devono mantenere. Dall'altro lato invece c'è un Fabio in grande spolvero quest'oggi, ha fatto il secondo gol che praticamente ha ammazzato la partita, ha innescato successivamente Sherwood che ha fatto la rete del 3-1, anche questo giovedì, un po' come giovedì scorso, non siete riusciti a prendere il largo fino a quando poi dopo non avete fatto più gol e avete ammazzato la partita, ma tu come l'hai vista? Sì, come ci aspettavamo, diciamo, penso che le partite saranno tutte così, sono davvero difficili da sbloccare, le squadre poi ci conoscono, si chiudono bene, quindi è sempre difficile sbloccarle, poi una volta che facciamo primo, secondo, terzo va sempre in discesa, sono stati davvero molto molto ostici, anche il campo ci ha messo in difficoltà perché un po' si scivolava, eccolo, eccolo, io lo sapevo che arrivava il punto del campo, facciamo la recensione da 1 a 10, ma inizialmente cioè il campo non è male, ha un bel grip, forse anche troppo, però purtroppo c'è del zone in cui si scivolava, niente, voto un po' basso. Dall'altra parte invece Francesco, come hai visto la partita alla tua prima appunto con il Rovigo? Allora secondo me il problema principale che abbiamo è che siamo ancora un po' troppo Fabio dipendenti, ci affidiamo molto a lui e la sua giocata è al singolo, per fortuna stanno arrivando, dobbiamo ancora migliorare secondo me un po' proprio sulla costruzione del gioco, sull'arrivare con più facilità al tiro, perché secondo me stiamo facendo un po' di fatica, però arriveremo. Forse manca qualcosina a livello di trama di gioco, tu come l'hai vista? Secondo te è la tua miglior partita poi oggi? Non lo so, comunque sì, sono d'accordo con Fre, cioè nel senso che anche quel che sto facendo io secondo me sono troppo giocate singole e poco corali, comunque
che mi trovo a tirare dopo un'azione corale. I gol vengono più da una mia giocata e da un uno contro uno, diciamo. Secondo te il Rovigo, visto oggi, dove può arrivare? Ci sono buoni segnali per poter vincere il campionato? O vi spaventano un po' le altre formazioni, il Pernumia che continua a vincere e che vi insidia comunque per quello che è il primato? Secondo me ci aspettavamo fosse più facile, nel senso che non abbiamo ancora avuto una partita davvero facile, è apertissima e non è detto che vinciamo il campionato. Oh, c'è un Fabio che ha ritratto quello che ha detto anche nella scorsa partita. Dobbiamo vincere il campionato. L'obiettivo è quello, però non è per niente facile. E tu invece, Fre, ti abbiamo visto fare una bella spaccata, una parata comunque che dovevi fare ma l'hai fatta. Hai preso un gol davvero incredibile. Tra l'altro le due reti degli avversari sono stati qualcosa di spettacolare. Quali sono state le tue vibes? Dici qualcosa in più? Allora, secondo me sul gol sì, cioè ho fatto sicuramente un bel tiro. Tra l'altro diciamo che è stato il primo tiro che mi è arrivato e non ero un po' a freddo comunque. Per me, per il poco angolo che avevo, potevo fare un po' di più. Io comunque mi sto allenando, sto prendendo sempre più le movenze che magari di avere un portiere di calcio a 5. Ancora troppe volte tendo magari ad andare giù con le mani, che è una cosa tipica del portiere di calcio a 11, però ci sto lavorando. E poi mi piace molto anche avere questa rivalità con Pise, che è una grande persona oltre che un ottimo portiere, quindi. Eh sì, tra l'altro abbiamo visto anche la tua esultanza col gruppo a seguito della rete di Sherwood, a sottolineare quella che è la tua amicizia con lui, ma soprattutto quella che è la tua esigenza di apparire davanti alle telecamere. Principalmente era per Sherwood. Mi stai mettendo in difficoltà, hai ragione. L'ho fatto per andare in telecamera. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, commentare, condividere, spammare il canale dappertutto. Per il resto ci vediamo giovedì prossimo con la serie del futsal. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.